Domandate pace per Gerusalemme. Sia pace a coloro che ti amano. Sia pace sulle tue mura. Sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te sia pace. Così abbiamo pregato nel Salmo responsoriale, il Salmo 122. Nella luce della fede, Gerusalemme è la città della pace. Lo dice il suo stesso nome, Yerushalayim, Shalom. Il suo nome contiene la radice stessa del termine pace nella lingua ebraica. E questa è anche la sua vocazione. Per i profeti, Gerusalemme è la meta del pellegrinaggio universale. Un giorno, dice il profeta Isaia, tutti i popoli convergeranno, raggiungeranno Gerusalemme da tutte le direzioni. La Santa Gerusalemme è dunque il cuore del mondo. La Gerusalemme della storia che prelude alla Gerusalemme santa e futura è il luogo del sacrificio del Signore. La sua croce è piantata, è stata piantata a Gerusalemme, sul Calvario. Gerusalemme, la Gerusalemme della storia, è anche il luogo della Pentecoste, della discesa dello Spirito sul primo nucleo della Chiesa del Signore, nucleo incandescente, costituito dalla Beata Vergine Maria e dagli Apostoli. Da Gerusalemme l'Evangelo si è irradiato nel mondo. Anche in questo senso è il centro del mondo. Così, quando pensiamo a Gerusalemme, non possiamo pensare alla Santa Croce. E quando pensiamo alla cattedrale di Brescia, non possiamo non pensare al tesoro delle sante croci. Il nostro Duomo Vecchio è stato anche pensato, ci dicono, ricordando l'anastasis della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, per questo è circolare. Perché circolare è quella parte della Basilica del Santo Sepolcro voluta da Costantino, al centro della quale ancora oggi c'è la roccia del Santo Sepolcro. C'è dunque un legame che unisce Gerusalemme a Brescia, la Gerusalemme storica, dove il Signore è stato innalzato sulla croce. Ed è ispirandosi a questo legame che unisce le due città che abbiamo voluto dedicare e dedicheremo i quaresimali di questo anno proprio al tema di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme. E saremo invitati dunque a meditare ogni venerdì, a partire proprio dal mistero di questa città, così come la parola di Dio ce la presenta, e dal suo destino, così come la stessa parola di Dio ce lo annuncia. Gerusalemme, la città della croce,
Gerusalemme, la città della pace. E forse dobbiamo dire città della pace perché città della croce. Un legame profondo, infatti, unisce insieme la croce e la pace, la croce del Signore e la pace tra gli uomini. Sulla croce il Figlio di Dio muore. C'è solo un modo per morire sulla croce, ed è quello di stendere le braccia. Per questo l'Apostolo Giovanni ha meditato anche sul valore simbolico della morte in croce di Gesù, perché è morto proprio così. Non è morto così San Paolo, ucciso di spada. Si può morire in tanti modi, si può far morire in tanti modi. Il Signore Gesù è morto sulla croce, stendendo le braccia, in qualche modo consegnandosi. È il gesto dell'amore mansueto, il gesto di chi si mette nelle mani degli altri e lascia che compiano ciò che vogliono e arrivino così anche a portargli via la vita, a umiliarlo. Per questo il Calvario diventa l'altare del grande sacerdote, l'altare del sacrificio fecondo. La lettera agli Ebrei ci spiega che con la morte di Gesù tutti i sacrifici antichi decadono, rimane un unico sacrificio, quello compiuto dal Signore Gesù sulla croce, dove il sangue non è più quello dei capri e dei vitelli, ma il suo, e dove il gesto è compiuto nella libertà da colui che diventa il vero sacerdote e contemporaneamente è la vittima. E se vogliamo usare il linguaggio dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, che poi accoglie la stessa liturgia, il crocifisso è l'agnello vittorioso che trionfa sul mondo, ma non alla maniera del mondo. La sua vittoria è diversa da quella che ottengono i potenti della terra con la violenza devastante che abbiamo sotto gli occhi in questi giorni. Potenti, certo, chi non ha paura davanti alle esplosioni delle bombe. Ma l'agnello di Dio non vince così, non vince con le macchine da guerra, non vince con gli eserciti, eppure vince, è l'unico che vince davvero, che vince il mondo, che lo ha già vinto. Ma come l'ha vinto? L'ha vinto sulla croce, nella potenza della resurrezione, che fa esplodere l'amore nascosto dentro la croce. L'agnello di Dio vince con la tenerezza dell'amore. La croce diventa così il segno della redenzione, il segno della salvezza universale, il segno della vita riscattata dalla morte, perché la morte sulla croce è vinta. È paradossale che si vinca la morte morendo, ma questo è ciò che fa il Figlio di Dio, nei confronti del quale, ci dice la parola di Dio, la morte non ha potere. E se il Figlio di Dio decide di entrare morendo nel regno della morte, quella morte è vinta per sempre.
dalla croce piantata a Gerusalemme, scaturiscono poi fiumi di grazia. Spesso le raffigurazioni mettono a tema questa verità. Dalla croce sorgono dei fiumi che vanno a irrigare il mondo, scavano solchi luminosi nel terreno della nostra storia e aprono ai popoli pellegrini nel mondo le strade della comunione. Potremmo dire che tutti i popoli convergono verso Gerusalemme, perché dalla croce piantata in Gerusalemme sono scaturite le sorgenti della vita, tanti rivoli che hanno creato delle vere e proprie strade che ora i popoli possono percorrere per sentirsi uniti tra di loro. Così la via che conduce alla Gerusalemme Santa, all'umanità dei redenti, potremmo dire è la via della carità. Tutte quelle strade in realtà si riconducono ad una, la direzione è una sola, è quella della carità, perché dalla croce è scaturita la grazia che ha la forma dell'amore perfetto. Queste strade dunque prendono il nome del perdono, della concordia, della condivisione, della solidarietà, della fraternità, del servizio ai poveri. Queste sono le strade della vita che vince la morte. A questo dunque siamo invitati iniziando la Quaresima, perché l'agnello di Dio è colui che dona la pace togliendo il peccato del mondo. Lo dice la liturgia, l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Non c'è pace senza redenzione, non c'è pace laddove c'è il peccato del mondo, non c'è pace senza la conversione del cuore. E noi, proprio in questa celebrazione, ricevendo le ceneri benedette, sentiremo dire da chi ce le pone sul capo: convertitevi e credete al Vangelo. È la nuova formula che la liturgia preferisce a quella antica: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai, che è un po' minacciosa. La nuova dice: convertitevi e credete al Vangelo. Ritornate a me con tutto il cuore, abbiamo ascoltato dal profeta Gioele, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore, non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, grande nell'amore. E San Paolo ci ha detto: lasciatevi riconciliare con Dio. Entriamo dunque nella Quaresima con propositi di vera conversione. Mentre invochiamo pace per il mondo, impegniamoci a coltivare noi pensieri di pace, impegniamoci a compiere noi opere di pace, lì dove siamo, nella nostra casa, nel nostro vicinato, nella nostra parentela, nel nostro paese, nella nostra parrocchia, nella nostra chiesa, pensieri e azioni di pace che vengono da un cuore che si converte ogni giorno. Laceriamo il nostro cuore, lasciamoci ferire dall'amore dell'agnello di Dio, lasciamoci riconciliare da Lui e con Lui, respingiamo ogni sentimento che può generare conflitto, vinciamo la gelosia che ci corrode, l'orgoglio che ci acceca,
l'avidità che ci consuma. Poniamo gesti di conversione, cioè gesti penitenziali. A questo serve il digiuno, a questo serve la preghiera, la veglia, il mattino, la notte. A questo serve l'elemosina, non per farci grandi davanti agli uomini, ma per dire: Signore, converti il mio cuore. Mi rendo conto che su alcuni punti è quasi impossibile ormai, ma ti chiedo che la tua grazia lo faccia per questo digiuno, per questo do l'elemosina, per questo rimango in piedi a pregare, rubando un po' di tempo al sonno. Io ti offro questo nella mia povertà e ti chiedo ciò che mi sembra impossibile, cioè che il mio cuore cambi, che la mia vita sia diversa. La Madre delle Consolazioni, la Regina della Pace, vegli sul nostro cammino di conversione, vegli sulla città degli uomini, vegli sui destini del mondo. Alla sua intercessione ci affidiamo confidenti, domandando pace per la Chiesa e per l'intera umanità.